Però adesso vi dirò la sorpresa che voglio fare ai ragazzi. Eccolo! Cosa sei, Elon Musk? Hai comprato una stella? Oh, sì, è una stella vera. Io sono Kat e bentornati in un nuovo video direttamente nella Stream House. Mi trovo in questo momento... Ormai è un meme questa cosa. Mi trovo in stanza da Shelly perché qua c'è un'illuminazione wow per iniziare i vlog. E poi lei non c'è, quindi nessuno mi disturba. No, non è vero, potrebbe capitare lo stesso. In realtà devo parlare un po' più piano perché da qua si sente veramente tutto in tutta la casa. Però io c'è una cosa che voglio fare da un po' di tempo e che è un regalo alla Stream House. Quindi stavolta niente troll, niente scherzi. Per il momento un po' di pausa dalle cose cattivelle, anche perché poi magari poi ci torniamo belli belli vroom, così quando meno se lo aspettano. Ma oggi vi spiego cosa sto per fare alla Stream House. Oggi c'è decisamente troppa calma nella Stream House, quindi io ne approfitterò per andare a iniziare questo regalo. Ora vi spiego. Voi sapete che faccio parte del progetto Stream House da veramente tanto tempo ormai. Sono una veterana perché ci sono dalla prima edizione di 2 anni fa. Abbiamo riso, abbiamo scherzato, ci siamo comunque fatti prank, troll a vicenda. E poi tutto a un tratto per voi, sono sparita dalla Stream House. Sono comunque passati 2 anni e nonostante tutto io mi trovo qua. Mi hanno dato di nuovo l'opportunità di partecipare a questo progetto. Sono cresciuta, tutti siamo cresciuti. Siamo qui non solo per lavorare ma anche per stare in un clima fantastico tutti insieme. E si spera che Stream House duri il più a lungo possibile. Però arriverà tra qualche anno il momento comunque di prendere ognuno la propria strada. Non ci pensiamo adesso ovviamente ragazzi. È una grande parte di me, come sicuramente anche per loro e anche per voi, vuole che Stream House duri per sempre o che rimanga qualcosa oltre ai video, oltre ai ricordi, qualcosa comunque, non so spiegarvelo, però adesso vi dirò la sorpresa che voglio fare ai ragazzi, quindi non so, però ha un grosso significato perché potremmo vederla sempre, sappiamo che ci sarà sempre e magari fra 50 anni ci ricorderemo: ehi, ma a queste coordinate lassù proprio adesso io posso vedere quella stella, quella è la stella della Stream House. E anche voi potrete dire tipo ai vostri figli, ai vostri nipoti: ehi guarda, quella è la stella della Stream House. E i vostri figli magari: papà, mamma, cos'è la Stream House? E voi: aspetta che ti racconto una storia. Ora io sincera non mi ricordo cosa devo scrivere. Acquista una stella? Non mi ricordo, perché l'ho già regalata a mamma Kat un po' di tempo fa. Aspetta, passiamo direttamente dentro il PC. Ciao, forse adesso ho un audio migliore. Allora, noi ci proviamo. Allora, colore della stella, viola. Facciamo viola, tanto questa è una cosa semplicemente virtuale. Ma la costellazione? Io non mi intendo di sta roba, cosa devo fare? Scusi, ma non c'era questa cosa. Lynx, che vuol dire tipo lince. Queste sono le coordinate, anche perché ragazzi così anche voi potete andare a vedere la stella della Stream House. La faccio ASMR questo video. Thank you, mettiamo grazie. Grazie Stream House. Anche fra 100 anni Stream House brillerà per sempre. Ah, oddio, mi sto emozionando. Ok, paghiamo, let's go. Sgancia i soldi. You are now able to view your star. Oddio, ho registrato la stella della Stream House. E questo è il giorno, mi sa, in cui si vede di più. What? Eccola! È questa. Questa stella è stata registrata sull'online star register da Kat. Le coordinate della stella sono... Stream House. Tanto comunque, regali o non regali, la vera stella sono io. Ok, ho mandato il link a Adam su WhatsApp. Gli ho detto non aprirlo, vieni qua. Voglio la reaction e gli chiedo un parere. Ciao. Tu stai recando? Sto recando perché ti devo chiedere un parere, chiudi subito. Ma perché non posso aprire questo link? Chiudi, no, non lo puoi aprire. In pratica ho fatto una cosa. Non ti scocciare perché non è né un troll né niente, sì, ti ho già, okay, già scocciato. Vabbè, questa battuta... E secondo te non mi rivendicherò? No, prima di aprire il link ti voglio dire. Tu preferiresti, in generale, non tu Adam, un regalo che puoi toccare, ma un regalo insulso, o un regalo che magari non puoi toccare, ok? Non è fisico, però che ha un significato bello, profondo, che dura per sempre. Un regalo fisico. Ma sei serio? Scusa, che regalo è se non posso toccarlo? Ma ti ho spiegato. Guarda, un bel aria. Non posso toccarlo. Te l'ho spiegato, fai il serio. Dipende. Dipende che cos'è. Allora apri il link e ho fatto un regalo alla Stream House, dimmi cosa ne pensi. Però sinceramente. Ok, ho aperto il link. E devo vedere anche cosa si vede perché devo mandarlo anche agli altri. Allora, Stream House. Benvenuti su questa speciale star page esistita per Stream House. Quelle sono coordinate stellari. Significa? Che ho comprato una stella vera e l'ho registrata col nome Stream House. Ma che cavolo significa che ho comprato una stella? Avevo una stella. Cosa sei, Elon Musk? Te lo giuro.
E come faccio a toccarlo? Non la puoi toccare. E anche comunque i nostri fan possono andare dalle coordinate a vedere la stella della Stream House. Quindi fra 50 anni, quando magari ognuno sarà a casa propria e dirà: è vero, ma noi abbiamo la stella della Stream House. E quella dura per sempre. Figo però. Strano, vero? Strano, cioè scusa, come fai a comprare una stella? La cosa bella che volevo fare da tanto tempo. Auguri. Anche a te. Ci sei anche tu, Stream House. Auguri anche a te. Non dire niente, non dire niente. Cosa sta succedendo? I piedi del tronco. Cosa ci avete coi piedi di Alve? Te che preoccupato, che succede? Ma li visi i piedi? Un troll. È un troll. E non sapete una cosa, i troll di solito sono pelati. E c'hanno anche le orecchie a punta. Cosa stai ridendo? No, non si vede, se non succede nel video non è mai successo. Beh. Chi di voi ha la voce più forte per chiamare Shelly? Shelly! Sta cagando? Non lo so. Sto volando. Beh, per come scendere le scale. Devo farvi vedere una cosa. Facendo? Ho comprato un pacco Happy Birthday. Non mi taglio le unghie Happy Birthday. Vado in giro, mi servono per agguantare le piede. Sei geloso. Ma io mi immagino una pecorella che scappa via. Sei tu che le metti che va fai. Capito? Perché l'hai agguantata con... No, pure lì che lei insegue tipo Gollum. Avete mai visto Albe e Gollum nella stessa stanza? Se la risposta è no. Hai mai fatto un capodanno? In casa senza luci. No, ma puoi guardare in camera e dire: il mio tesoro. Vai, adesso è passato. Sbiga! Ciao, Shelly! Adam lo sa, perché deve fare una cosa al posto mio. Questo è un regalo che io volevo farvi da un po' di tempo. Prometto che non è uno scherzo, è una cosa carina. Potrebbe non piacervi, perché non è una cosa che magari allora, piace a tutti. Perché secondo me, trucchi miei. No, è che magari... No, è che magari preferivate una cosa fisica, che potevate... toccare. Ah, no, quindi non è un oggetto. Prendete i vostri telefoni, per favore. Sì, là sopra. Vabbè, lo guardi da qualcun altro. Ora Adam vi girerà un link che ho generato. Puoi aprirlo, non succede niente. No, ti prendi lì dentro il telefono. No, voglio vedere se capite. Ma sul gruppo? Sul gruppo. Sto per mandarlo. 3, 2, 1. Fighissimo! Hai comprato una stella? No. Sì, è una stella vera, no. Registrata a nome Stream House con le coordinate, quando potete bellissimo. Vederla. E c'è scritto, c'è un messaggio dentro, leggetelo per favore. Benvenuti in questo speciale. Ma non quello. La costellazione della lince. Dovevo scegliere per forza una costellazione, siccome è un regalo che ho fatto io, ho scelto la lince. Che figata! Ma dov'è che si legge il messaggio? È qui? Quindi siamo anche sullo spazio. Sì. Con Elon Musk andremo sulla nostra stella. Sì. Vabbè, allora vi lo dico io il messaggio. Eccolo qui. Vabbè, nel messaggio, ok, ora non me lo ricordo perfettamente, però c'è scritto tipo: anche fra 100 anni Stream House brillerà comunque, resterà per sempre. Che quando magari ognuno di noi sarà a casa. No, domanda. Una domanda, ma se noi mettiamo queste coordinate tipo nelle app delle stelle, sì, e inquadriamo, sì, la riusciamo a trovare nel cielo? Sì, la puoi vedere anche virtualmente sul sito qua. Ti tendrei di guarda, ma stento così. Allora, se vai fuori casa, si vede tua mamma là nella stella. Eccola, è registrata qua. Raga, ma è una sfera poché, non è una sfera. È una poché. Posso mangiare pure sullo spazio. Abbiamo la Tesla e abbiamo anche una stella. Io voglio dire una cosa, davvero più che la stella, ti giuro, la metafora che c'è nella frase è veramente bella bella. Questo è un messaggio per dire che anche per 100 anni mi vorrei ricordare. Sì, ma è tecnologico. Tutto questo è perfetto, aspetta. Il telefono. Dobbiamo portare a casa della stella, E.T. Che adesso abbiamo in totale 7 stelle. You're done for one. Le 7 stelle del drago. Bene, non le stelle. Ho capito dopo. Vai in un break a festeggiare. Se prende e male. Oh, Flaviano che ti si scancia la spalla.